Qualche ora fa Insta360 ha presentato la nuova Go 3. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Ha dato la sua nuova punta di diamante per la portabilità delle telecamere, le action cam, la nuova Go 3. Cosa è cambiata dalla Go 2? Allora, io possiedo la Go 2, l'ho avuta tra le mani subito nei primi giorni del lancio, un po' come adesso con la Go 3. Mi ha stupito in modo incredibile tutto quello che faceva, la sua parte di tecnologia, come era stata studiata la telecamera in sé, quindi questa sua particolarità dell'essere magnetica, di avere 1000 accessori da poter collegare uno all'altro, e per il cappello e il magnete da mettere sotto la maglietta, il piccolo adattatore da mettere sul bastoncino, una serie di adattatori, tutti tra l'altro magnetici, quindi in modo molto veloce si toglieva da una parte e si metteva dall'altra. Il suo case, che faceva anche da batteria, quindi che lo poteva caricare, ma che veniva anche utilizzato come controllo attivo di quello che era la telecamera, quindi con i suoi pulsantini di collegamento, di start della ripresa, per passare da una tipologia all'altra di ripresa con le varie modalità che avevano la Go 2, ma soprattutto la genialata di avere questa apertura regolabile a conchiglia, dove si poteva posizionare in pratica come si voleva, e il treppiede integrato che veniva aperto per posizionarla per esempio su un tavolo per farsi riprendere mentre si utilizzava. Questa versione che cosa hanno fatto? L'hanno aumentata come diverse tipologie di caratteristiche. Ora dura molto di più la batteria, fino a 170 minuti di utilizzo, utilizzando ovviamente l'integrazione con la sua dock, che non è più una dock come quella vecchia, quindi semplicemente di connessione e di batteria, ma offre in più una cosa secondo me importantissima, ovvero un flip screen, un piccolo schermettino che si ribalta direttamente dal case, dove io posso vedere in una dimensione di questo tipo, quindi bella grossa, l'anteprima dell'immagine che sta andando a registrare la mia camera, ma anche che sta registrando, quindi proprio in tempo reale. Inoltre è un touch, quindi si possono regolare dallo schermettino tutte le varie impostazioni in modo molto facile, semplice ed intuitivo, ancora di più di come era con la vecchia Go 2. Inoltre la predisposizione stessa di come è fatto il case ricorda a tutti gli effetti una GoPro, perché è fatta proprio in quel modo, quindi ha il case quadrato con un pulsante sopra, due pulsanti laterali e lo schermettino che, se a questo punto io non lo ribalto, rimane dietro alla mia telecamera per poter vedere quello che la telecamera vede. L'altra cosa bella, secondo me, che hanno fatto è che questo tipo di funzione è utilizzabile anche a telecamera staccata, quindi io posso togliere la telecamerina, metterla per esempio in uno dei suoi adattatori agganciata, come vi faccio vedere nel video che loro hanno messo di presentazione, al cappellino della bambina, della ragazzina, e mentre lei fa le cose il papà la vede praticamente dalla telecamerina e può praticamente già interagire, cambiare, oppure nel nostro caso me la posso mettere sull'adattatore al cappello oppure quella del magnete dietro la maglietta, e dal case per esempio mi viene in mente, se sono in bici, collegata a una staffetta alla mountain bike, io posso avere un'anteprima di quello che sta riprendendo la GoPro. Poi hanno aumentato il flow, quindi la parte di brevetto sulla stabilizzazione è molto più diciamo ferma l'immagine, già rispetto a quella che avevo Go 2, che ragazzi io non sono mai riuscito a coglierla in fallo e far sì che praticamente sballasse un attimino durante una corsa o durante un movimento. L'ho usata addirittura in montagna arrampicandomi e non ha mai perso un colpo. È il più grosso il sensore, ecco, questa è una cosa bella, perché avendo questo sensore di un po', non è tantissimo, ma di un po' più grosso rispetto al precedente, cattura più luce. Tutti sapete che quando si cattura più luce l'immagine rimane più nitida, anche con un po' di ombra, un po' di oscurità, l'immagine diventa più bella. In più, con la sua intelligenza artificiale a livello software, riesce a migliorare tutto il resto. È più leggera, perché è un pelino più leggera, parlo della telecamerina ovviamente non abbinata al suo case di ricarica, in quel caso è più pesante di quella vecchia di una volta, e ha
più o meno la compatibilità con gli stessi tipi di accessori, nel senso che ha gli stessi accessori, quindi quelli per il cappellino, quello per il magnete, quello per la staffa, quello per la sbarra, eccetera, ma sono diversi da quelli della Go 2, quindi se uno deve usare gli stessi accessori li deve riacquistare, perché non sono compatibili, proprio perché la dimensione della telecamerina è diversa rispetto alla Go 2. Ho notato in un video che hanno fatto vedere, non so quanti l'hanno notato, però a me diciamo che era una feature che avrei voluto nella Go 3, ma da quello che ho visto nella presentazione questa feature non c'è, ovvero il Ghost Stick, ovvero quella funzionalità AI che permetteva di nascondere il bastone quando io utilizzavo il selfie stick, quello nero, tanto per intenderci quello con lo X2 o l'X3, che sparisce, quindi da quell'idea di riprendere senza avere praticamente il bastone collegato. Ho visto un'immagine dove si vede che c'è un ragazzo che si muove con lo stick, e lo stick si vede, quindi presumo che non sia come la X2 o come la X3, a quel punto che l'immagine praticamente la cancella come nella X3. Altre cose che ho notato, che essendo piccola si può fare tantissime cose, la si può mettere praticamente ovunque, ma quello, ripeto, lo si poteva fare anche con la Go 3. Hanno migliorato quello che è la integrazione con l'app di Insta360, che è già potentissima. Io la sto usando in questi giorni per testare la Insta360 Flow e mi sta spaventando di quanto sia potente, soprattutto la sua particolarità della AI per realizzare in automatico delle combinazioni di video mettendo più clip assieme, ma anche a livello di integrazione adesso con la Go 2. Infatti si è aggiornata l'altro ieri, che ha portato delle nuove funzionalità per la Go 2, ma le ha portate perché stava per uscire la Go 3, infatti era lampante, tutti stavamo aspettando, ma tutti sapevamo che sarebbe arrivata la Go 3, è bastato il video di anteprima di 2 giorni fa che praticamente aveva fatto già capire cosa stava arrivando. Altre cose eclatanti da dire, effetto wow, a parte, ripeto, il case, che a questo punto è come se fosse una GoPro, ma con la nostra Insta che si può togliere dall'interno e quindi renderla separata ma integrata per quello che è la connessione. Grosse novità non ne ho viste. Se dovessi scegliere, allora tenete presente che la versione, ecco, i tagli di memoria vanno dai 32 ai 64 ai 128 giga di capacità integrata, senza avere sim, micro sim o cose del genere. Questo fa sì che sia molto più veloce, molto più pratica, semplice il collegarla tramite USB-C per scaricare i filmati, ma il taglio da 128 base, quindi parliamo di telecamera, case, i due accessori che ci sono all'interno di standard, più cavetti e cavettini vari, parliamo di 470 euro, 478, 476, adesso non ricordo, l'ho visto velocemente quando hanno fatto la preview in inglese. Tanti soldini, bella per carità, ripeto, molto innovativa come sempre. Insta360 ormai sta spaccando letteralmente tutto il mondo di queste telecamere. Pensate alla Insta Flow, all'Insta360 Flow quando è uscita, ma tuttora con tutti gli aggiornamenti che sono arrivati, come dotazione tecnica, come caratteristiche, come integrazione, come feature integrate a quello che è il nostro dispositivo, beh ragazzi, non ce n'è e mi spiace dirlo, ma DJI in questa cosa sta perdendo il colpo e sta rimanendo parecchio indietro, con sia gli stabilizzatori di quella fascia ovviamente di mercato, ma anche con le micro cam, le action cam, sta perdendo un attimino, perché Insta360 sta davvero davvero rivoluzionando tantissimo. Io l'acquisterei, beh, accidenti, sì, l'acquisterei, ma non l'acquisterò. Perché? Perché in questo momento, avendo già la X2, avendo già la Go 2 e avendo la InstaFlow, non sento bisogno di, tra virgolette, per quanto mi termine, buttare un dispositivo come la Go 2 per avere tra le mani un Go 3. Certo, molto bello il discorso dello schermettino, vi faccio un piccolo esempio, a me non serve, so che tenendo in una certa posizione la Go 2 mi riprende in modo perfetto senza alcun tipo di problema, e so che il suo orizzonte fisso fa sì che praticamente io non ho alcun tipo di problema nel gestire la,
la ripresa di quello che è la telecamera nei miei confronti, e in più saperla impermeabile con il suo adattatore, con il suo bastoncino per il mare, per l'acqua, beh, non mi serve una telecamera differente a livello di portabilità e a livello di caratteristiche. Però quando mia figlia ha preso la telecamerina per fare un piccolo vlog, mentre io con la telecamera principale stavo facendo altro e stavo facendo dei piccoli test con la Insta360 Flow, dopo un po' me l'ha ridata, perché mi diceva: ma io non riesco a vedermi e non riesco a capire se mi sto inquadrando bene. Io gli ho spiegato: guarda che basta che la tieni in questo modo e lei comunque ti riprende. Però effettivamente a lei piace molto di più la action cam della SVIS che ho, perché ha lo schermettino e quindi si riesce a vedere dallo schermettino, un pochettino come nella ultima GoPro hanno sia lo schermo piccolo davanti che lo schermo grande dietro, per poter infatti vedere mentre uno si riprende. Quindi ovviamente non in tutti i casi il non avere lo schermo è poco importante. Nel caso, in alcuni casi, probabilmente se uno non è abituato e non sa come utilizzare l'action cam, questa cosa fa sì che è molto meglio averlo, uno schermettino che ci riprende, perché ci dà l'idea anche di come sta avvenendo la ripresa, non rischiare magari di buttare via tutto quanto. È vero anche che con la X2 gliel'ho fatta usare una volta, visto che con lo schermettino lei si poteva vedere, e toccando con lo schermettino poteva anche muovere il 360 dell'immagine, quindi era facilitata. Ovvio che la X3, con uno schermo grosso di queste dimensioni, è un pochettino come la differenza tra la Go 2 e la Go 3. Però, ripeto, non vale secondo me l'abbandonare un tipo di telecamera per la nuova. Bella, ripeto, molto bella, certo. Se me la davano da testare, come l'hanno data ad altre persone, molto probabilmente l'avrei anche avuta tra le mani e avrei avuto una sensazione diversa. Così invece ho visto la presentazione ufficiale in inglese americana e la presentazione che hanno fatto Overvolt e un altro paio di youtuber oggi al day one, e sembra sicuramente bella, ma per me non vale la pena passare dalla Go 2, perché ce l'ho, ripeto, alla Go 3. Non avevo la Go 2, magari un pensierino sulla Go 3 ce la potevo anche fare, perché effettivamente tanta. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento, un video molto veloce ed estemporaneo che dovrò montare al volo e pubblicare al volo, perché ho messo le anteprime questo pomeriggio, ho messo le reaction questo pomeriggio, ma il video purtroppo lo potevo fare solo in questo momento perché ero strapieno con il lavoro, quindi non avrei potuto fare nel pomeriggio il video. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto fare una reaction in tempo reale con la presentazione che c'è stata su TikTok ufficiale di Insta360. Vabbè, non è un problema. Grazie a tutti, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di mettere un mi piace, di iscrivervi e di cliccare sulla campanella per non perdere, come sempre, i video che arriveranno sul canale. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video.